Buenas tardes. Les voy a presentar a Alessandro Gatti. Es un restaurador especializado en cuadros, en pintura sobre tela y sobre tabla. Él trabaja en el laboratorio de tela y tabla de la Fundación del Centro de Conservación y Restauro de la Venaria Reale y da clase en el curso de laurea magistral de conservación y restauración de bienes culturales en la Universidad de Turín. Es diplomado en restauración y licenciado en ciencias de los bienes culturales por la Universidad Estatal de Milán. Él inició su carrera profesional con Pininfarina, que supongo que la conocerán porque ella hizo la restauración de la última cena de Leonardo. Y en los últimos años pues, él ha estado trabajando en la restauración y conservación de cuadros de la escuela veneciana del siglo XVI y XVII, pues, Tintoretto, Tiziano, Veronés, Bassano y Palma el Joven. Y hoy nos va a hablar de todo el estudio previo y todo el estudio técnico que hicieron antes para afrontar la restauración del cartón de la Escuela de Atenas de Rafael. Y ya sin tardar más, le cedo la palabra. Grazie a tutti. Prima di incominciare vorrei ringraziare il Museo del Prado che mi ospita e in particolare Anna González Mozzo e Miguel Falomi che mi hanno permesso di essere qui oggi. Un ringraziamento va anche al prefetto dell'Ambrosiana, Monsignor Buzzi, che mi ha dato l'opportunità di parlare di questo studio che per la prima volta viene presentato al pubblico e, come vi diceva Anna, fa parte di un lavoro molto più complesso che riguarda il restauro del cartone di Raffaello. Tutto incomincia appunto con la volontà da parte dell'Ambrosiana di restaurare questo cartone. Questa iniziativa ha dato il via a un intervento di studio del cartone stesso, mirato ad incrementare la conoscenza di alcuni aspetti dell'opera, fondamentali per la progettazione e il restauro. In particolare il mio centro e io sottoscritto abbiamo lavorato tenendo presente alcuni aspetti di questo cartone. In particolare abbiamo incominciato facendo una ricognizione documentale e iconografica dei documenti che sono conservati in alcuni archivi, fra cui al Louvre di Parigi, nell'archivio segreto del Vaticano e all'interno della stessa Biblioteca Ambrosiana. E poi abbiamo progredito la nostra ricerca affrontando alcuni aspetti relativi proprio al cartone, in particolare legati ai procedimenti costitutivi. Quindi abbiamo studiato la tecnica di come è stato realizzato il cartone, abbiamo caratterizzato i materiali che lo compongono e poi abbiamo lavorato affrontando il discorso dello stato di conservazione, quindi dei degradi che connotano il manufatto e degli interventi che il cartone ha subito nel corso della storia. Ovviamente questo studio ha dato luogo a una ricca quantità di dati che sono stati poi inseriti all'interno di mappe tematiche che in parte vi presenterò durante la mia conferenza e che consentono di visualizzare le problematiche di degrado che caratterizzano l'opera. Per questo tipo di studio abbiamo scelto di affrontare la ricerca partendo da delle tecniche di diagnostica multispettrale, quindi non invasiva. Secondo, un protocollo di ricerca che è iniziato con le classiche indagini in luce visibile e radente per poi passare a lunghezze d'onda differenti, quindi nella banda ultravioletta e in quella infrarossa, che permettono di approfondire la conoscenza del manufatto andando a conoscere aspetti che nel visibile non si riescono a ricercare. E questo è un esempio
di come è stato indagato il cartone. Vedete lo stesso dettaglio raffigurato con diverse analisi, ed ogni analisi è specifica in quanto consente di estrapolare dei dati proprio peculiari di ogni indagine multispettrale. Ma tutto inizia nel 1507, quando Papa Giulio II rifiuta di abitare gli alloggi del suo predecessore, Alessandro VI Borgia, alloggi, appartamenti affrescati da Pinturicchio. Ma lui decide di non voler abitare questi appartamenti e quindi dà luogo a uno dei più grandi cantieri del Rinascimento italiano, ovvero la ridipintura e la decorazione delle cosiddette stanze vaticane. Per questa impresa Giulio II raccoglie a sé alcuni dei più grandi artisti della sua epoca, chiama Lorenzo Lotto, Baldassarre Peruzzi, il Sodoma, Perugino e anche il giovane Raffaello. Questi artisti lavorano tutti insieme alla decorazione della prima stanza, in particolare alla volta della cosiddetta stanza della segnatura, chiamata così perché era destinata ad essere la biblioteca privata del Papa. Questi artisti lavorano, come vi dicevo, alla volta, ma il Papa Giulio II, grande intenditore di arte, capisce che Raffaello aveva una marcia in più rispetto agli altri pittori e quindi gli lascia la possibilità di proseguire da solo questa impresa pittorica. E Raffaello quindi dipinge da solo la prima parete, quella che raffigura la stanza della segnatura. Questa parete che vedete qui davanti a me è stata preceduta dalla realizzazione di un cartone, il cosiddetto cartone preparatorio della Scuola di Atene, che è conservato nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano, ed è proprio questo cartone oggetto del mio intervento. Ma che cos'è un cartone? Per cartone intendiamo una qualunque forma di esecuzione grafica, quindi di disegno, realizzata su carta per la creazione di una pittura, che sia su affresco o su tela o su tavola, che abbia però valore definito e anche dimensioni uguale all'opera che dovrà essere realizzata. Non sono sempre stati realizzati i cartoni, soprattutto per quanto riguarda la tecnica della pittura murale. Il primo a parlarci dei cartoni è Cennino Cennini nel Libro dell'Arte, però lo fa in riferimento non alla tecnica pittorica dell'affresco, ma delle vetrate. Solamente nella metà del Cinquecento Vasari, nelle sue vite, invece parla dei cartoni preparatori proprio in funzione della pittura d'affresco e ci racconta come venivano fatti, come servivano e che tipo di materiali bisognava utilizzare per realizzarli. Le indicazioni citate da Vasari vengono poi riprese praticamente identiche da Raffaele Borghini, ma è Giovan Battista Menini nel 1587 che ci dà ulteriori informazioni su come venivano utilizzati questi cartoni nel suo libro che parla di pittura, che si chiama Dei veri precetti della pittura. In questo libro Menini descrive in modo molto appassionato l'utilizzo dei cartoni e, come vediamo nell'indice, dedica ben 4 pagine all'utilizzo di questa tecnica e quindi ci dimostra come i cartoni ormai alla fine del Cinquecento fossero ampiamente utilizzati nelle botteghe che si occupavano di pittura murale. Il cartone dell'Ambrosiana è un'opera eccezionale perché sono i numeri a parlare. Innanzitutto è il più grande cartone rinascimentale giunto fino ai nostri giorni e poi perché le dimensioni sono incredibili, sono quasi 8 metri per 2,70 metri, oltre 21 metri quadrati di superficie di carta disegnata
è realizzato dall'assemblaggio di ben 210 fogli, fogli di forma rettangolare con una dimensione media di 40x27 cm. Questi fogli sono realizzati con la cosiddetta carta, sono ovviamente di carta, secondo un procedimento ovviamente artigianale che prevedeva la macerazione degli stracci, quindi di tessuti di lino e di canapa nell'acqua che venivano resi in polpa e da questo tipo di sostanza pressata, utilizzando anche delle colle, si andava poi a creare il foglio di carta. Questo tipo di fogli sono fogli di ottima qualità e lo dimostra il fatto che le fibre che voi vedete qui in, grazie al videomicroscopio sono fibre molto lunghe di carta bianca e questa qualità della carta ha permesso al cartone di arrivare fino ai giorni nostri. Un'indagine molto interessante, multispettrale, che ci ha permesso di approfondire come è stato costruito il cartone è la cosiddetta transilluminazione, tecnica che noi adottiamo mettendo dietro al quadro o in questo caso al cartone una sorgente di luce. Voi vedete quindi in trasparenza la struttura stessa del cartone. Vedete queste linee verticali e orizzontali che corrispondono ai fogli che compongono il cartone. Noi abbiamo mappato tutti i 210 fogli e ne abbiamo anche segnalato le sovrapposizioni. La sovrapposizione di questi fogli crea una sorta di sistema di nervature orizzontali e verticali che andavano quindi a rendere molto più resistente e robusto l'insieme e quindi permetteva quindi di non lacerare il cartone stesso. Questa tecnica dell'assemblaggio dei cartoni Raffaello la utilizza anche in altri cartoni. In questo caso vediamo un esempio dei cosiddetti cartoni realizzati per gli arazzi della Cappella Sistina e oggi conservati al Victorian Albert Museum. In questo caso il cartone presenta anche l'indicazione del colore in quanto gli arazzieri dovevano avere poi l'indicazione di come dovevano essere colorati le campiture pittoriche e come dovevano scegliere i colori dei tessuti. E grazie a un'analisi in radiografia vediamo ancora una volta un sistema di assemblaggio identico a quello del cartone ambrosiano. Un altro esempio è questo cartone sempre di Raffaello che proviene sempre dal cantiere delle Stanze Vaticane e questo è un frammento del cosiddetto Mosè davanti al Roveto Ardente ed è stato realizzato per la seconda stanza che Raffaello affresca, ovvero quella di Eliodoro. E vediamo anche qui una dimensione molto analoga dei fogli di carta. I fogli venivano, il perimetro dei fogli veniva poi lavorato con una lama da taglio, in modo tale da andare a eliminare la parte più esterna dei fogli che con il procedimento artigianale generalmente comportava un bordo irregolare con degli spessori anch'essi disomogenei, che nel montaggio del cartone avrebbero creato delle irregolarità eccessive alla superficie del cartone stesso. E vediamo un dettaglio di questo montaggio e in particolare della sovrapposizione di quattro fogli. Una volta completato il cartone, ovvero la struttura della carta, su di questa Raffaello va a realizzare una sottile preparazione, che in realtà non è proprio una preparazione come quella dei dipinti, ma piuttosto una velatura di colore, di granelli di colore legati con della gomma arabica, quindi una sorta quasi di acquarellatura. E questa cosa l'abbiamo potuta confermare sia dall'analisi in videomicroscopio. Vedete al centro le fibre libere dove questa preparazione è caduta e invece nella parte segnalata dal cerchio questa
materia semitrasparente che ingloba dei granelli di colore che con la tecnica dell'Oxfir abbiamo potuto indagare e scoprire essere delle terre rosse, ocre e carboncino. E oltretutto abbiamo trovato dei segnali riferibili allo zolfo e al carbonato di calcio e quindi abbiamo trovato del gesso. Questo strato si vede molto bene anche in ultravioletto. Vedete sempre la crettatura, l'area priva di preparazione dove la polpa di carta e le fibre sono libere e invece la parte esterna che presenta questa sottile velatura di colore. Questa preparazione doveva creare una sorta di nuance di colore intermedio che andava a scurire la carta chiara e quindi a valorizzare poi la successiva stesura pittorica e in particolare i colpi di luce. Per quanto riguarda invece materiali utilizzati per il disegno vero e proprio, le indagini sempre all'XRF hanno confermato l'impiego di carbone vegetale per il disegno e l'utilizzo invece di carbonato basico di piombo, ovvero della biacca, per la realizzazione delle lumeggiature, cioè di questi tocchi di luce che Raffaello realizza per dare maggiore volumetria alle immagini. La biacca è stata ulteriormente indagata grazie all'indagine in UV. Vedete come le aree realizzate a biacca in questa tecnica assumono una colorazione rosa che diventa sempre più intensa a seconda della quantità del materiale. Un altro esempio è questa bellissima figura di ragazzo dove i riccioli della capigliatura hanno questi tocchi di luce che ancora una volta in ultravioletto assumono questa colorazione rosa. La tecnica dell'utilizzo della biacca l'abbiamo potuta ulteriormente indagare grazie a questa particolare indagine che noi chiamiamo RT e che consente di accarezzare la superficie del cartone con un fascio di luce che quindi va a mettere in evidenza tutte le lievi asperità in superficie e quindi vediamo che la biacca, essendo più corposa, si palesa molto di più che non con la sola luce visibile. Questa tecnica dell'associare la biacca e il carbone vegetale, Raffaello la sperimenta anche in altri cartoni e questo è un esempio della cosiddetta Madonna Macintosh conservata al British Museum dove appunto ancora una volta vediamo l'associazione della biacca e del carbone. Ma è una tecnica che utilizza per esempio anche Leonardo e questo è un altro cartone preparatorio della cosiddetta Sant'Anna che invece possiamo osservare alla National Gallery di Londra. Come procede Raffaello nella realizzazione di questo cartone? Realizza, lavora per gradi, quindi realizza prima degli studi dei disegni preparatori di composizione e poi affronta l'esecuzione di singoli personaggi. Questo per esempio è la figura del personaggio di Diogene che Raffaello poi realizzerà effettivamente nel cartone della scuola di Atene e che, della quale Raffaello si ispira al cosiddetta statua dell'Auconte, una statua ellenistica che venne scoperta pochi anni prima nel 1506 proprio a Roma e fu un ritrovamento incredibile che ovviamente non lasciò indifferente lo stesso Raffaello, il quale appunto volle in qualche modo riproporre un po' la posa dell'Auconte in questa figura.
Altri esempi di studi per il cartone sono conservati alla Ashmolean Museum di Oxford. Vediamo il gruppo di due filosofi e alle spalle la figura di Zoroastro con in mano il globo. O ancora questo splendido disegno, sempre conservato alla Ashmolean Museum, di due giovani filosofi. O ancora uno studio più complesso che effettivamente poi Raffaello realizza nel cartone ambrosiano nella parte, diciamo, inferiore sinistra. Una volta completato tutto il disegno, bisognava trasferirlo dalle dimensioni piccole a quelle definitive. E quindi che tecnica usa Raffaello? La cosiddetta quadrettatura. Quadrettatura che abbiamo ritrovato anche nel cartone di Milano. Infatti, come vedete, abbiamo ritrovato tutta una serie di linee ortogonali che costituivano un reticolo che consentiva il trasporto perfetto delle dimensioni dal piccolo formato fino alla dimensione di 8 metri. Ovviamente prima Raffaello realizza tutto l'apparato architettonico, un'architettura molto complessa che in qualche modo preannuncia quello che sarà poi il ruolo di Raffaello nel 1515, quando diventerà anche architetto della fabbrica di San Pietro. Raffaello qui immagina una monumentale architettura con una prospettiva centrale, anticipata e preceduta da una scalinata, sulla quale poi va a disporre i personaggi. In questo particolare vediamo proprio il disegno dell'architettura. In realtà qui abbiamo una sorta di astrazione volumetrica, non va a disegnare tutti i particolari dell'architettura, ma soltanto gli ingombri massimi, e poi invece i particolari verranno realizzati direttamente sulla superficie del muro. Grazie invece a questa indagine, ovvero alla riflettografia infrarosso, abbiamo potuto pulire l'immagine da tutte le alterazioni dovute alla presenza di materiali non originali che hanno macchiato la superficie e quindi hanno reso più difficile la lettura stessa del segno della grafica. In questo caso vediamo il volto di Plotino che presenta una linea circolare che è poi l'impostazione dello stesso volto del filosofo. O ancora, molto interessante, per la prima volta abbiamo riscontrato nella parte superiore sinistra la presenza di uno schizzo che Raffaello realizza di una figura che poi in realtà non porterà a compimento, una figura di un personaggio con la chioma riccioluta. O ancora altri cambiamenti in itinere, in questo caso vediamo lo spostamento dell'avambraccio di un filosofo e in questo caso, come potete vedere, lo spostamento della posizione delle mani. Ma i cambiamenti riguardano anche veri e propri volti dei filosofi. Osservate questo volto, per esempio, perfettamente concluso nel cartone ambrosiano, quindi con tutto il chiaroscuro e le lumeggiature a biacca, nell'affresco in Vaticano invece cambia, vedete? Viene ripresa la figura invece sottostante che nel cartone ambrosiano è solamente abbozzata. Quindi comunque abbiamo un procedimento molto graduale e anche abbastanza sentito da parte dell'artista. Una volta concluso il cartone, bisognava porsi il problema di come trasferire il disegno sulla parete muraria. Una delle tecniche che veniva utilizzata era la cosiddetta tecnica dello spolvero, che consentiva nella realizzazione di tanti piccoli fori lungo tutte le linee disegnate.
Questi fori, infatti, che cosa consentivano? Il cartone veniva addossato alla parete ancora umida, che avrebbe dovuto accogliere poi la pittura, e in corrispondenza di questi forellini veniva tamponata la superficie con un sacchettino con della polvere di carbone. La polvere penetrava all'interno dei forellini e quindi si fissava sulla superficie bagnata del muro. A questo punto poi si poteva riprendere, togliere la carta, riprendere questi forellini con un pennello oppure incidendone i contorni in modo poi da poter procedere alla realizzazione dell'affresco vero e proprio. Il problema è che tamponando la superficie con la polvere di carbone si rischiava di rovinare tutto il lavoro fatto, quindi tutto il disegno. Quindi nel Cinquecento si scogita un modo per preservare il cartone dipinto, cartone che diventa una vera e propria opera d'arte, poi soggetta anche al collezionismo. Quindi che cosa si fa? Si realizza un secondo cartone. Questo, come quello che abbiamo in effetti in Ambrosiana, viene chiamato cartone primario. Questo invece era il cartone secondario, che veniva bucato contemporaneamente al primo cartone. A questo punto i fori venivano trasportati su questo cartone, che era poi effettivamente il cartone che veniva poi addossato alla parete bagnata e quindi, secondo il procedimento che vi ho appena spiegato, serviva poi per riportare il disegno e quindi realizzare l'affresco. E questa immagine ci consente di visualizzare tutti i microfori che noi vediamo all'interno del cartone. Vedete che questi fori non segnano soltanto il perimetro delle figure, ma vanno anche a caratterizzare le linee interne, in modo tale da fare in modo che venisse riportato tutto il disegno realizzato. Molto interessante è il fatto che nel cartone esistono anche delle annotazioni grafiche realizzate con delle incisioni, quindi con uno stilo appuntito e riprese con una matita rossa. Queste sono delle vere e proprie costruzioni architettoniche che Raffaello esegue in prima persona durante il cantiere di realizzazione dell'affresco, e in effetti sono molto attinenti con la parte architettonica che Raffaello dipinge alle spalle delle figure. Mi spiego meglio. Vedete, questo è il semiarco, questa linea che descrive un semiarco è interrotta da questa lacuna che purtroppo caratterizza il cartone, ma che trova affinità esattamente uguale all'arco trionfale che si apre alle spalle di Platone e Aristotele. Così come questa curiosa sequenza di linee spezzate e semicirconferenze non è altro che la pianta, la sezione del partito architettonico che noi vediamo sempre alle spalle dei personaggi. Vedete la coppia di lesene e di semi-nicchie all'interno delle quali poi Raffaello realizza le statue, che appunto lui realizza in pianta. Ancora interessante è questa semicirconferenza con sempre delle nicchie che Oberhuber, uno dei massimi studiosi di Raffaello, ipotizza essere una sorta di schizzo di pianta della cupola che avrebbe dovuto sovrapporsi nell'intersezione della navata e del transetto che noi vediamo alle spalle del gruppo che Raffaello dipinge in primo piano. Così come interessante è questo schizzo di questa sequenza di modanature che di fatto sono identiche a questi capitelli presenti sempre nell'architettura di fondo.
sempre nel cartone ambrosiano abbiamo riscontrato anche la presenza di questa scritta che Oberuber indica essere di mano di Raffaello e che traduce con L altezza. Quindi anche questo un appunto puramente architettonico, probabilmente rivolto ai collaboratori che hanno poi l'hanno aiutato nella realizzazione dell'affresco. Finito lo studio della parte, diciamo, della tecnica esecutiva, siamo poi passati al discorso dello stato di conservazione. Il cartone presenta diverse tipologie di degrado che in parte sono legate al degrado stesso che la carta ha nel corso del tempo e in parte sono intimamente legate invece ai procedimenti e alle vicissitudini storiche che il cartone ha subito negli anni. Il cartone, abbiamo detto, viene realizzato nel 1509 e nel 1610 entra a far parte della Pinacoteca Ambrosiana, delle collezioni della Pinacoteca Ambrosiana. Abbiamo però 100 anni di buio, del quale noi non sappiamo assolutamente nulla del cartone e probabilmente sono gli anni più tragici per la conservazione stessa dell'opera. Infatti a questo periodo facciamo risalire la presenza della grande lacuna di cui vi parlerò più avanti e di tutte le problematiche relative ai bordi. Nel 1661, nel primo inventario dell'Ambrosiana, il cartone viene già indicato come diviso in due parti e montato su delle foderature di canapa. Questo tipo di indicazione viene nuovamente espressa nel 1685 con l'indicazione in più dicendo che i due cartoni in realtà erano stati uniti all'interno di un'unica cornice. In realtà questa unione però non è un'unione fisica, ma è semplicemente un accostare i due disegni all'interno della stessa cornice. E la stessa indicazione poi viene ripresa quasi 100 anni dopo, nel 1786, da Michel Moreau il Giovane, il quale ci parla di uno stato di avanzato degrado del cartone. Nel 1796 il governo francese requisisce l'opera e considerandola una delle più importanti testimonianze di Raffaello fa sì che insomma venga portata nel cosiddetto Museo Central des Arts di Parigi e quindi nel 1797-99 il cartone viene sottoposto ad un approfondito intervento di restauro. Un restauro che fa parte della storia del restauro e che, di cui le fonti ci parlano in modo molto dettagliato. Il cartone viene restaurato dal punto di vista del conservativo, quindi viene asportata la fodera in canapa antica e viene sostituita con l'applicazione sul retro di una foderatura in carta, seguita da una seconda foderatura, questa volta in tessuto. Nella parte invece davanti vengono realizzati nelle lacune più grandi degli inserti e il tutto poi viene montato su un telaio ligneo. Infine le lacune vengono risanate dal punto di vista pittorico da Pierre Boulion con un intervento di integrazione pittorica che possiamo dire amimetico. Per quanto riguarda lo stato di conservazione, ancora una volta la tecnica della transilluminazione si è rivelata fondamentale. La tecnica della transilluminazione però non solo in luce visibile, ma in transilluminazioni IR. Vediamo infatti che questa tecnica ci ha consentito di rilevare per la prima volta dal 1797 i reali bordi dell'opera che erano stati occultati dagli inserti e vediamo come in effetti si presenta il cartone originale, quindi con un'ampia lacuna nella parte centrale,
con un'altra lacuna nel lato inferiore sinistro e con tutto un discorso di lacune che costeggia tutta la parte del bordo. Queste lacune perimetrali coinvolgono anche le figure e vediamo per esempio la figura di Plotino, dove la parte superiore della testa è andata perduta. Questa tecnica di indagine ci ha consentito di ritrovare anche delle porzioni di carta originale, quindi del Cinquecento, che nel Settecento sono state nascoste dagli inserti. Come potete vedere nella parte centrale si osserva questa macchia. Questa macchia non è nient'altro che una porzione di foglio di carta che evidentemente, essendo molto alterato, nel Settecento si è deciso di nascondere con l'applicazione dell'inserto centrale. Sono state mappate tutte le lacune che costellano la superficie del manufatto e, come vedete, coinvolgono buona parte della superficie. In particolare sono interessanti queste lacune che seguono la mediana orizzontale del cartone e che evidentemente ci dicono che in un momento, probabilmente prima che il cartone entrasse nell'ambrosiana, era stato piegato, oltre che essere diviso in due. Questa diapositiva vuole mostrarvi invece l'entità delle lacune che coinvolgono alcune figure e vediamo la figura di Aristotele, sicuramente la più danneggiata, dove le lacune coinvolgono sia il volto che la parte invece del busto. Un altro esame che abbiamo fatto è stato quello di andare a rilevare tutti i punti di vincolo che utilizzati nel corso degli anni per bloccare il cartone. E particolarmente interessanti sono questi puntini rossi che corrispondono al vincolo più antico, quando ancora il cartone non era stato neanche foderato e quindi probabilmente il cartone era applicato o a un muro oppure a dei pannelli di legno. Questo vincolo è stato eseguito con dei chiodi, con delle grappe metalliche e il metallo ha corroso la carta, quindi creando la lacuna e ossidando il perimetro di questi fori. Abbiamo segnalato tutti i tagli che coinvolgono la superficie del cartone, tagli che sono stati realizzati durante l'intervento di restauro francese per riportare in piano il cartone stesso. Sapete infatti che la carta è un materiale molto sensibile all'acqua ed è evidente che quando il cartone è stato rifoderato, soprattutto con la fodera in carta, evidentemente la presenza di acqua ne aveva modificato la planarità e quindi i francesi, per riportarla a una situazione di planarità, hanno dovuto realizzare questi tagli. Tagli che possiamo vedere nella transilluminazione IR, segnalati anche dalla freccina, e che però non hanno in alcuni casi rispettato l'originale montaggio dell'opera. Vedete questo dettaglio del piede che infatti ha perduto le originali proporzioni. Un altro studio che abbiamo fatto ha riguardato le grinze e le cosiddette pieghe secche, che anche in questo caso coinvolgono tutta la superficie dell'opera. Vedete tutta questa sorta di screpolature e di rughe che connotano la texture superficiale del manufatto, in parte nate prima dell'intervento francese, ma probabilmente anche dovute proprio alla realizzazione delle diverse foderature realizzate nel Settecento. E qui vi mostro dei particolari in luce radente che vanno appunto a visualizzare l'entità del degrado di cui vi parlavo.
In questo caso, sempre una piega molto importante che coinvolge sia la parte superficiale del cartone che la foderatura in stoffa del 700, e quindi in questo caso è un danneggiamento che sicuramente è avvenuto dopo il 1797. Particolare attenzione abbiamo deciso di rivolgere alla mappatura e allo studio delle deformazioni che coinvolgono la superficie dell'opera. In questo caso vediamo una classica luce radente che mette in risalto alcune delle deformazioni presenti, ma ancor più efficace si è rivelata la fotogrammetria. In questo caso infatti riusciamo a leggere perfettamente tutte le deformazioni più grandi che coinvolgono la superficie dell'opera e in qualche modo abbiamo potuto anche provare a dare spiegazione all'origine di queste deformazioni. Per esempio, queste deformazioni segnalate dalla linea azzurra corrispondono a dei problemi avvenuti durante il montaggio dell'opera, perché sono pieghe secche e molto rigide. Abbiamo poi delle deformazioni angolari legate invece a un problema di tensionamento imputabile invece al montaggio realizzato nel 1967 in occasione del nuovo allestimento dell'opera. Si è deciso di cambiare il telaio utilizzando un telaio ad espansione e probabilmente questo tipo di espansione ha determinato la formazione di queste pieghe diagonali. Ancora osserviamo delle deformazioni che invece sono in corrispondenza degli inserti e quindi sono imputabili proprio all'applicazione di questi inserti sulla carta originale. E infine delle altre deformazioni segnalate da queste campiture verdi corrispondenti a degli accumuli di colla tra il cartone originale e la foderatura di carta che è stata applicata nel 700. L'eccessiva quantità di colla ha creato delle tensioni che hanno poi generato questo tipo di deformazioni. Questo tipo di deformazioni è stata analizzata anche affiancando due tecniche di ripresa, la cosiddetta fotogrammetria che vi ho fatto vedere prima e le ortofoto. Noi abbiamo provato attraverso una virtuale sezione delle deformazioni ad appunto sezionare le deformazioni per cercare di quantificare in modo oggettivo l'entità e la profondità di questi problemi di planarità. E infatti vediamo qui il profilo di queste specifiche deformazioni che hanno una profondità in questo punto di circa un centimetro. Questa è un'altra tecnica che vi ho già mostrato dell'RT, dove vediamo le deformazioni con diverse angolazioni di luce e quindi noi possiamo mappare l'entità e comprendere meglio le problematiche legate alla morfologia del manufatto. Ancora un'immagine a luce radente che attesta l'entità del degrado. E in questo caso sempre un'immagine in luce radente che palesa gli scollamenti tra il cartone e la fodera in carta. Abbiamo proprio delle bolle d'aria. Qui possiamo vedere invece delle immagini sempre in RT dello stesso particolare con diverse riprese e in particolare questa analisi consente di vedere tutti i difetti che connotano anche le micro fessurazioni e le micro screpolature della carta. Per quanto riguarda invece il discorso delle macchie e delle sostanze applicate nel corso dei restauri, molto utile si è rivelata l'indagine con la fluorescenza ultravioletta. In particolare si nota queste macchie che presentano una colorazione viola e che sono imputabili al contatto che il cartone ha avuto con dell'acqua. Acqua che ha bagnato sia
la superficie del cartone che la foderatura in stoffa sul retro. La foderatura di stoffa che noi oggi vediamo è quella realizzata nel 1797 e siamo certi di questo perché sul retro della foderatura abbiamo ritrovato una scritta a graffite che indica Milan Roulet, ovvero Milano arrotolato. Questa scritta venne fatta nel 1815 quando l'opera venne riconsegnata all'Italia e venne quindi trasportata nuovamente a Milano. Ora, sapendo che sicuramente queste macchie di umidità sono insorte dopo l'intervento di foderatura, abbiamo provato a verificare se riuscivamo a capire esattamente quando erano nate. E siamo stati fortunati perché attraverso una ricerca svolta negli archivi del Castello Sforzesco di Milano abbiamo trovato delle fotografie d'epoca datate 1900-1906 che, nelle quali si evidenziano le gore di cui vi parlavo. Sapendo che il cartone, nel momento in cui viene riconsegnato all'Italia nel 1815, non si muoverà più fino al 1915, anno in cui scoppia la prima guerra mondiale e il cartone viene trasferito nei depositi del Vaticano, sappiamo con certezza che queste gore si sono formate nel 1815, momento in cui il cartone viene trasferito dalla Francia all'Italia. Viene trasferito arrotolato in una cassa e probabilmente durante questo viaggio subisce anche il contatto con dell'acqua. Questa è un'altra immagine di una foto d'epoca dove ritroviamo le macchie di cui vi ho parlato. Macchie che appunto attestano il contatto con acqua e che purtroppo hanno innescato anche un degrado di tipo biologico. Infatti sulla superficie del cartone, soprattutto grazie all'ultravioletto, vediamo tutte queste piccole macchioline color arancio che attestano un degrado biologico non più in atto, ma che ha macchiato in modo irreversibile la superficie del cartone. E a conferma di questo, in corrispondenza di queste macchie, vediamo i residui dell'attacco biologico. L'immagine in ultravioletto è stata molto utile anche per verificare la presenza delle precedenti sostanze adesive utilizzate per fissare gli inserti settecenteschi al cartone originale. Vedete questa leggera fluorescenza azzurra-verde che appunto attesta l'utilizzo di collanti realizzati con colle realizzate dall'impiego di farina e acqua, quindi colle d'amido. E ancora l'ultravioletto molto utile per andare a localizzare le aree di abrasione. Vedete qui la capigliatura di questo filosofo dove appunto emerge il chiarore della carta sottostante. E ancora l'ultravioletto ha permesso di mettere in risalto delle scritte realizzate nel Cinquecento sul retro del cartone. In particolare questa scritta è stata realizzata con un inchiostro ferrogallico, la cui conferma del materiale è stata data dall'impiego del cosiddetto IR in falso colore. Infatti l'inchiostro ferrogallico assume una colorazione rossa e quindi insomma, ci conferma la natura di questa scritta. Vi dicevo che l'opera ha subito sicuramente il suo intervento di restauro più importante nel fine del Settecento, però prima di entrare in Ambrosiana sicuramente ha avuto una foderatura in tele di canapa, alcune aree sono state risarcite con delle toppe poste sul retro, sempre di carta, e poi abbiamo riscontrato anche degli inserti più antichi nella parte inferiore sinistra.
Per quanto riguarda invece gli interventi di restauro realizzati dopo la riconsegna dell'opera all'Italia, in realtà non si tratta di veri e propri interventi di restauro, ma piuttosto di manutenzioni rivolte più a un discorso di esposizione dell'opera. Abbiamo dei carteggi dove ci dicono di come in Ambrosiana ci fosse particolare attenzione per proteggere la superficie del cartone dalla polvere e quindi dalla ricerca di vetri e di tende che in qualche modo preservassero la superficie dall'accumulo di polveri e dall'eccessiva esposizione alla luce. Per quanto riguarda i restauri più antichi, molto utile si è rivelata la transilluminazione IR però del retro del cartone, che ha messo in evidenza alcune toppe realizzate in carta, che possiamo vedere nel dettaglio, che non sono state asportate nell'intervento del Settecento. E oltretutto, con questo tipo di tecnica abbiamo mappato anche la foderatura in carta che noi non possiamo vedere ad occhio nudo, ma che con questa analisi siamo riusciti a mappare. Nel Settecento realizzano una struttura di carta analoga a quella del cartone, utilizzando però dei fogli di carta leggermente più grandi e soprattutto con una qualità della carta molto più scarsa rispetto a quella del Cinquecento. Infatti dei prelievi fatti dall'Istituto Centrale di Roma hanno dimostrato che la carta utilizzata nel Settecento presenta delle fibre molto più piccole e quindi si presenta molto più fragile rispetto a una carta del Cinquecento che, nonostante sia molto più antica, è comunque più tenace e più robusta. Nel Settecento, come vi dicevo, sono stati fatti degli inserti. Quelli azzurri sono quelli dei settecenteschi, che coinvolgono tutto il perimetro e vengono realizzati per rettificare tutte le lacune che vi ho mostrato precedentemente, mentre più antichi sono questi inserti che sono presentati in giallo e che noi possiamo riconoscere come più antichi in quanto la qualità della carta è molto più simile a quella del cartone originale. Per quanto riguarda invece il discorso della reintegrazione pittorica, come vi dicevo, l'approccio è stato quello di realizzare delle integrazioni mimetiche. È stato scelto un pittore apposta per questo tipo di tecnica e il pittore si è ispirato all'affresco conservato in Vaticano. Alcune integrazioni pittoriche sono state realizzate direttamente sulla foderatura di carta e parlo di queste aree che voi vedete in giallo, quindi delle lacune di piccole dimensioni. Altre integrazioni invece sono state realizzate direttamente sugli inserti in modo da armonizzarli con il cartone e infine alcune integrazioni sono state realizzate direttamente sulla materia originale, quindi sul cartone stesso. In questo caso vi mostro sempre la figura di Aristotele e vedete con la tecnica dell'RTI come si può osservare la differenza dei piani. Vediamo in mezzo la foderatura in carta settecentesca e intorno invece la lacuna, i bordi della carta originale e con la luce ultravioletta l'entità dell'integrazione pittorica. Questa è una bella immagine della testa di Neleo e vediamo la luce diffusa e l'indagine in RTI. In questo caso si vede l'integrazione realizzata sugli inserti e la differenza anche proprio della textura della carta. Vedete, in questo caso abbiamo una vergatura molto più marcata nell'inserto francese, mentre la carta originale cinquecentesca presenta una superficie differente.
ancora un'immagine dell'integrazione pittorica settecentesca. Vediamo in questo caso il piede di Tolomeo e il rifacimento delle dita e del tallone. O ancora, sempre nella parte bassa, il totale rifacimento dei piedi di Filolao e di Protagora. Infine, per quanto riguarda il ritocco, vediamo queste velature di colore in ultravioletto che vennero realizzate per adeguare il timbro cromatico della carta a quello della carta originale. È molto interessante perché il restauro pittorico del Settecento non si è limitato soltanto a ridisegnare le parti mancanti, ma anche a imitarne diciamo, i difetti e le problematiche e le macchie che c'erano già sul cartone. Non ho una foto da mostrarvi, ma per esempio lungo i bordi del cartone originale si osservano degli strappi, delle lacerazioni che evidentemente erano già presenti nel Settecento, e queste lacerazioni sono state riprodotte pittoricamente anche negli inserti di rifacimento, quindi la volontà proprio di cercare di recuperare un'integrità dell'immagine, sia da parte per quanto riguarda il disegno che di tutte le sue alterazioni cromatiche. Tutto quello che vediamo però non è originale, a parte gli inserti, ma proprio l'immagine che noi vediamo è la somma di Raffaello e dell'intervento del Settecento. In particolare la scalinata che noi vediamo oggi non è tutta di Raffaello, ma è stata sostanzialmente rifatta nel Settecento. Questo perché? Perché, come vi dicevo, il cartone a un certo punto è stato tagliato. La realizzazione di questi tagli ha comportato un dissesto della scalinata originale e quindi questo tipo di alterazione non era sopportabile, soprattutto per un'estetica neoclassica che puntava alla perfezione dell'immagine. E quindi i restauratori hanno voluto cancellare l'originale di Raffaello per riportare l'immagine a una perfetta armonia. E quindi però noi siamo riusciti a rintracciare la scalinata di Raffaello, perché, come vi dicevo prima, tutti i contorni e anche le architetture venivano comunque puntellate con la tecnica dello spolvero. E quindi noi possiamo ricostruire come effettivamente era la scalinata. E vedete in effetti che era deformata. E questo è confermato anche dall'analisi materiale del cartone. Vedete qui il rifacimento del Settecento, che presenta un segno molto marcato rispetto all'originale, e invece nella parte alta la scalinata originale che è stata cancellata ma che presenta fori di spolvero. Li vediamo anche qui, l'originale scalino con i fori, e questo è ancora molto più visibile con l'indagine in ultravioletto, dove vediamo la materia diversa, il segno grafico più corposo realizzato in graffite e le cancellature della scalinata originale. Quindi un intervento molto invasivo che sicuramente ai giorni d'oggi non faremmo mai. E infine, per concludere, volevo farvi vedere questo particolare delle cornici in carta che riquadrano il cartone. Ciò che noi vediamo oggi è il frutto dei rifacimenti, delle sovrapposizioni che si sono seguite dall'Ottocento in poi. Leggendo i resoconti del restauro francese, Ocrot, che era il restauratore che si è occupato dell'aspetto conservativo, dice di aver ordinato della carta in blu d'Olanda per la realizzazione del passepartout, di queste cornici in carta. E in effetti
questa carta siamo riusciti a trovarla andando a scollare alcune parti di questo passepartout. Al di sotto abbiamo trovato il passepartout del 700 che pensavamo essere perduto. Vediamo infatti al numero 1 proprio un frammento di questa carta che appunto viene indicata nel registro settecentesco, e questo ci ha permesso di fare anche una ricostruzione virtuale di come doveva essere questo passepartout che vi mostro. Vediamo il passepartout del 700 realizzato con questa carta blu d'Olanda, che poi quando è stato il cartone riportato in Ambrosiana a Milano, questa carta è stata in parte ridipinta con un colore nero che ancora oggi vediamo, e in parte questo blu è stato nascosto da una successiva carta color azzurro ceruleo. Successivamente questa carta azzurra è stata nascosta dall'applicazione di un'altra carta colore verde oliva che oggi vediamo, e nell'intervento degli anni 60 del Novecento, quando il cartone è stato ampliato perché sono state realizzate delle fasce perimetrali ritensionate su un nuovo telaio, a sua volta è stata applicata un'ulteriore carta bianca che poi è stata accompagnata a un tono di colore simile a quello che vi era in precedenza, ovvero un colore verde oliva. Questo è tutto, e volevo dirvi che questo studio fa parte di un progetto, come vi dicevo, molto più complesso che riguarda il restauro del cartone, e questo studio è servito appunto a dare delle basi per poter progettare un intervento che fosse il più mirato possibile a risolvere quelle che erano le problematiche che affliggono l'opera. Spero di non avervi annoiato troppo e vi ringrazio per l'attenzione.